I disagi che stiamo vivendo in questi giorni ovviamente si ripercuotono sicuramente sul territorio, sulle infrastrutture, ma tutto sommato anche sugli edifici. Che cosa succederà quando, come ovvio, passerà l'emergenza, quindi l'acqua pian piano defluisce, quindi non c'è più anche all'interno degli edifici. Potrebbero presentarsi due ordini di problemi. Il primo è un problema potenzialmente strutturale. Se il terreno imbevuto d'acqua cede o comunque si assesta in maniere particolari, questo potrebbe comportare problemi strutturali per l'edificio che ci sta sopra e quindi saranno necessari interventi anche complessi in quel caso. L'altro, più comune probabilmente, sarà quello dei danni che l'umidità va a fare nella parte bassa di un edificio quando appunto le murature, l'intera parte bassa dell'edificio è impregnata di acqua per un bel po' di tempo. In quel caso lì bisognerà fare interventi proprio sulle murature, sugli intonaci, sulle finiture e sicuramente anche sugli impianti, magari prevedendo anche la possibilità per le prossime future problematiche che si presentano anche di pompaggio e di sistemi di allontanamento razionale delle acque.